tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla 2. Oggi andiamo ad aprire i miei regali di Natale fatti dagli altri giocatori della Big Vanilla, perché effettivamente non li ho ancora visti alcuni, mentre altri li ho già utilizzati e adesso ci arriviamo. Prima di tutto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sono off cam perché sto male di nuovo, per l'ennesima volta ho beccato l'influenza, quindi vi risparmio la mia faccia. Cioè, siete abituati a vedere la mia faccia terribile, ma oggi è peggio, quindi fidatevi. Come vedete, la mia casa è stata davvero invasa da pacchi regalo, perché comunque le ceste, tutto sommato, se le guardate così, sembrano dei pacchi regalo. E vi ricordo che io ho fatto dei regali terribili a tutti nel video precedente, quindi se ve lo siete persi andatelo a recuperare, e devo fare ancora dei regali, quindi spero di trovare delle cose utili qua dentro da rifilare agli altri, perché non ho tempo per uscire dalla zona safe, perché appunto non ho minuti, quindi non posso uscire a farmare altri regali, perché ho speso sempre tutto per fare quello di fare, che comunque sto utilizzando, quindi ha avuto un senso. Allora, partiamo da aprire quello di Marci, che in realtà è stato già aperto e già utilizzato. Comunque c'era un libro che io in realtà non ho letto. Marci, scusami, sono pessima. Ciao Light, io ti ho già fatto tanti regalini belli quando ero schiavo. Hai ragione, mi ha regalato comunque tanta roba. Però non valgono, così ho deciso di regalarti uno dei libri più rari e importanti per incantare su Minecraft. Infatti Marci mi ha regalato Ripristino, che io ho utilizzato nel mio piccone di Netherite, che va comunque migliorato perché mi serve indistruttibilità eccetera, però comunque è stato un bel regalo. Quindi sinceramente, visto che io a Marci ho fatto un regalo brutto e lui mi ha fatto veramente un bellissimo regalo, darò 10, dirò anche i voti in questo video, perché così poi me lo ricordo, se no poi mi dimentico chi mi ha fatto cosa eccetera. Quindi questo è stato il regalo di Marci. E il piccone invece è stato fatto con il materiale che mi ha dato The Mark, perché se non mi sbaglio era un lingotto di netherite insieme a 2 o 3 diamanti, mi sembra 3 diamanti, quindi comunque il piccone è come se me l'avesse regalato The Mark, e per me è stato un regalo anche molto apprezzato, perché non avevo né diamanti né netherite né ore per andare a farmare, quindi apprezzato. Anche The Mark merita il mio massimo voto, anche perché con lui ho un patto che nonostante il regalo gli avrei dato il massimo dei voti, quindi va bene, mi è andata bene. Cioè io ho fatto regali terribili e ho ricevuto dei regali fantastici, sono veramente una brutta persona, sì, lo sono. Poi abbiamo il regalo di Nico, divertiti. Il tridente, indistruttibilità, lealtà, canalizzazione, impalamento 5, cioè questa è tanta roba ragazzi. Io non ho ancora fatto un regalo a Nico in realtà. Ciao Light, come regalo di Natale ho pensato di regalarti uno degli oggetti più rari e più forti del gioco, ovvero un tridente incantato al massimo, e non è tutto. Ho anche messo, vabbè, un incantesimo che dovrebbe essere canalizzazione, che ti permette di far cadere dei fulmini dal cielo. Cioè, ragazzi, è un bel regalo questo, io non merito di... Cioè, non ho fatto nulla ancora. Cioè, cosa gli regala Nico, che non ho letteralmente nulla? Lui mi ha fatto un regalo del genere. Cioè, sono una brutta persona. Cioè, il minimo che io possa fare è dargli 10, pure 11. E comunque, se lo lancerai durante una tempesta per divertirti un po' in giro, vabbè, lancerò fulmine. Cioè, questo è davvero, davvero un bel regalo. I libri li metto qua intanto. È davvero un bel regalo, cioè veramente mi sento davvero una schifezza. Andiamo al regalo di Carpi. Carpi mi ha regalato della TNT, che male non fa, una bardatura d'oro, i diamanti che schifo non fanno, e schema di forgiatura. Cioè, veramente, raga, sono l'unica che ha fatto dei regali pessimi. E schema di forgiatura, che sinceramente mi fa sempre comodo, anche perché potrei anche sdoppiarlo, e questo lo utilizzo per i prossimi pantaloni che andrò a fare. Comunque, anche il regalo di Carpi molto apprezzato, però, visto che ho ricevuto davvero dei bellissimi regali, non gli posso dare il 10. Secondo me Carpi è da 8. Poi abbiamo il regalo di Sparks, che mi odia profondamente perché io gli ho fatto veramente un regalo brutto. Diciamo che il suo non è proprio bellissimo, mi ha messo tanto carbone perché per dirmi che sono stata un'infame schifosa, quindi ha anche ragione. Ma io dovevo fare il video dei regali brutti, ragazzi, dovevano essere brutti, a parte quello di ferro, ma dovevano essere tutti brutti. Comunque mi ha dato del ferro, il carbone mi serviva, gli smeraldi e una mela d'oro, vabbè, è una bardatura di ferro. Qui che c'è un altro regalo da parte di Loco. Oh,
Bello! No, vabbè, questo top. Ragazzi, me l'ha pure incantata. No, ragazzi, ce l'ho pure incantata. No, è bellissima. Cioè, pure incantata. I diamanti me li piglio. Oh, ma tu hanno tutti sti diamanti qua. Perché io non ho niente, sono povera. E comunque anche il piccone con l'indistruttibilità 3 non è male. Mannaggia, me l'avessi regalato prima, avrei messo questo insieme. Vabbè, non fa niente. È una targhetta, comunque schifo, non fa. Adesso andiamo subito a fare un volo. Penso di aver preparato la mia casa così, proprio per usare l'elitra. Quindi, non sono bravissimo a usare l'elitra. Spero di non schiantarmi. Allora, qui ho aperto tutti i regali. Sì, ho aperto tutti i regali che mi sono stati fatti. Vi ricordo che Kendall mi ha regalato 5 mele d'oro. Siamo pronti. Tra l'altro, ho solo 5 razzi. Cerchiamo di non sprecarli. Il regalo più bello di tutti merita un 10, anche se quello di Nico è stato veramente bello. Oh, qui c'è la nuova casa di Fere che ha finalmente finito. Molto carina. E niente, ho solo un razzo per tornare a casa. Ci arrivo? Spero di sì. Beh, tutto sommato non stiamo così lontani. E non ho preso nemmeno danni con l'atterraggio. Si fanno progressi. Ma è cambiato un po' di roba qua. Chi l'ha fatto? Non so se è stato Sparks o Marci. Cioè, c'è un portale con una spada gigante che è bellissimo. Questa sicuramente l'ha fatta Marci. Cioè, questo sicuro al 100% è stato fatto da Marci. E c'è un vialetto. Questo probabilmente forse da Sparks. Perché mi aveva detto che aveva cambiato un po' di roba. Ha messo dei cartelli. Credo. Cioè, penso sia stato fatto da lui. Comunque molto carino che porta direttamente allo spawn. E sì, molto simpatico. Ah, ma avevo dimenticato una cassa. Sorpresa per tutti da parte di Marci. Forse parla del portale, vediamo. Ciao ragazzi, il portale del Nether al centro era davvero brutto, sono d'accordo. Un fan mi ha consigliato di farlo bello, con allegato un portale che gli piaceva. Ho così preso la palla al balzo e ho deciso di costruirlo, facendo in primis una sorpresa a lui, ma anche un regalo a noi. Sinceramente è un bel regalo, cioè molto 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 bello. Raga, ma sono pessima. Mi stavo dimenticando del regalo più bello, ovvero quello di Steph e Fere, che è una statuetta personalizzata che canta con la propria voce. Quindi, praticamente, questa statuetta canta con la mia voce. Non ve lo faccio vedere in questo video perché avete già visto più o meno nei video degli altri. Ma vi mostro poi come canta la mia statuetta in uno shorts. Quindi vi posso dire che il regalo è bellissimo, ma la mia voce è cringissima. Però mi assomiglia un po'. E sono stonata come nella realtà, cioè, è la mia voce. Top. Penso che questo abbia vinto il premio miglior regalo. Allora, torniamo a noi perché, come vi ho detto, mi mancano delle persone a cui fare regali. Ora, io davvero ho ricevuto dei regali bellissimi, soprattutto da Nico. Non so che cosa fargli perché non ho praticamente nulla. Allora, come vi ho detto, non posso fare un regalo bellissimo, però non mi sento nemmeno di fare un regalo brutto a Nico, Loco, eccetera, che mi hanno fatto veramente dei bellissimi regali. Allora, se non mi sbaglio, Loco sta là sopra. Oddio, come ci arrivo là sopra? Potrei usare l'elitra, ma non ho i razzi. Quindi Kenda sappiamo già dove sta. La casa di Nico sappiamo pure dov'è. E la casa di Carpi, sinceramente, non lo so. Vabbè, ci fermiamo prima da Kendall. Allora, gliela piazzo qua. E non so cosa dare a Kendall. Lui mi ha dato 5 mele d'oro perché ha detto che io muoio sempre. Che non ha tutti i torti, allora, siccome il regalo di Nico mi è piaciuto particolarmente tanto, le uniche cose belle che io gliele vorrei dare a lui. Però a Kendall possiamo dare uno schema di forgiatura che tanto schifo non fa. Gli diamo anche degli smeraldi. E basta, penso che così possa bastare. Questa è la nuova casa di Dottor Ketta. Allora, io ho ancora la spazzola che in realtà volevo regalare a Pogo. Però anche lui alla fine è un gatto, quindi perché no? Ah no, è un regalo, cioè la casa è un regalo. Nuova casa di Dottor Ketta. Ok, però la vera casa è quella là sopra. Gli metto anche una mela d'oro. Serve sempre ad un gatto. Beh, dico, raga, la spazzola utilissima, eh. Utilissima. Siamo arrivati, questa è la casa di Nico. Glielo piazzo qua, il mio. Gli diamo il frammento, gli do tutto. Cioè, il suo regalo mi è davvero piaciuto, quindi gli metto veramente tutto quello che ho.
gioco brutto, davvero brutto. Facciamo così, gli metto le pozioni qui, scheggia di ametista. The Light, il tuo regalo era bellissimo, perché davvero raga, il suo regalo era bellissimo. Pronti ad andare da Loco? Ok, due dovrebbero bastarmi per arrivare su. Ah no, aspetta, scusate, non è questa casa di Loco? Qui è stato fatto il santuario... Aspetta, aspetta, aspetta. Raga, questa non è la casa di Loco. Niente, ricordo... porca vacca. Raga, ricordavo male questa cosa. È la casa di Poggo. Perché è un albero. Però io penso che Poggo non si offende se gli rubo un po' di grano e glielo ripianto. Vero, Poggo? Non penso che tu ti offenda. Mi serve un po' di grano. Ragazzi, ho trovato in extremis un regalo per Poggo. Con tutto sto fuoco... Cioè, gli regalo una pozione per il fuoco. Ho trovato a chi dargliela. Cioè, non sapevo a chi dargliela. Poi, essendo un cane, gli metto comunque le ossa. Che, boh, secondo me gli servono. E dei semi qua, quelli che gli ho rubato, alla fine sono i suoi. Quindi, li metto così. Dovevo iniziare prima a fare queste cose artistiche. E quella è casa di Loco. Ok, trovata. Allora, Loco è stato facile perché lui mi ha fatto direttamente la richiesta della redstone, quindi a me mi è andata più che bene. The Light. Raga, io accanto alla casa di Sparks però non vedo niente. Dov'è la casa di Carpi? Allora, mi manca solo il regalo di Carpi. Ma solo perché non so dove abita. Penso di aver fatto i regali di tutti e i miei sono pessimi. Sì, però va bene. Finalmente Natale è finito. Ragazzi, sotto nei commenti scrivete cosa avete ricevuto. Non ne potevo più con questi regali. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.